Al Petruzzi di Città Sant'Angelo, l'Avezzano batte l'Arenato Curi Angolana per 1-3 in virtù di una buona prestazione della schiacciante forza offensiva degli uomini di Mister Torti. Lo squalificato Rachini cambia due pedine rispetto al KO di Alba Adriatica con Angelozzi e Lombardi per Scurti e D'Amico. Sono 6 invece le variazioni degli ospiti dopo il 3-3 con lo Spoltore. I biancoverdi ridisegnano difesa e centrocampo per avere maggiore freschezza. Fischia Alberto Quarà di Michelino. Primo tempo sotto ritmo con le squadre che attuano una fase di studio. Al quarto d'ora apre le danze il colpo di testa senza pretese di La Selva dal centro dell'area di rigore. Risposta dell'Avezzano con Catalli che aziona Dos Santos, esterno della rete per il numero 9. Col passare dei minuti si alza il baricentro della formazione di Antonio Torti da uno spiovente di Zanon, deviazione aerea di Pendenza che non inquadra la porta. Si rifà immediatamente la rete ospite, sponda di Dos Santos, Puddu sbarra la strada all'ex Nerostellati che arma il suo sinistro e piazza il vantaggio avezzanese 1-0 e cambia il copione della partita. Sul finale di frazione il colpo di testa di Cichella su cross di Farias risulta impreciso. La ripresa regalerà tanto spettacolo per i tifosi e gli addetti ai lavori. Terzo minuto e traversa clamorosa di Pendenza dal limite dell'area. Sulla ribattuta Dos Santos fallisce il raddoppio. L'Arenato Curi Angolana non recita la parte della vittima sacrificale. Le invenzioni passano tutte dai piedi di Emmanuel Farias, gioiello per Miani che calcola al meglio la traiettoria e batte Di Girolamo 1-1 e padroni di casa che si caricano per tentare di ribaltare le sorti. Errore in disimpegno di Zanon. Milizia gli ruba il pallone ma è reattivo Di Girolamo. L'Avezzano, da grande squadra qual è, appena mette fuori la testa fa malissimo. Il direttore di gara concede un calcio di rigore per un fallo di mano in area di Tidiane. Dal dischetto prende la responsabilità il solito Dos Santos che non spiazza ma realizza il nuovo vantaggio dei lupi marsicani sul versante opposto. Questa volta è l'Arenato Curi a chiedere un penalty per un contatto tra Zanon e Miani. Lascia correre il fischietto piemontese. Non demordono i nerazzurri. Fuschi va più in alto di tutti. Kras sventa la minaccia quasi sulla linea. Poi da un rilancio di Albanese nasce il 3-1 ospite. Cichella non allontana ottimamente. Ancora Dos Santos anticipa Puddu siglando la settima rete in 4 partite di eccellenza. Semplicemente devastante. L'attaccante è arrivato in estate alla corte del presidente Paris. C'è tempo per gustarci altre occasioni. Riflessi super di Puddu sul tiro sporcato di un Catalli sontuoso per tutta la partita. Miani apparecchia per Sciamanda ma Di Girolamo per 2 volte dice di no ai tentativi angolani. Sul successivo corner Casimirri cestina una ghiotta palla gol. A tempo scaduto Legno colpito da Di Paolo e Blanco che da pochi metri riesce a buttare fuori il pallone. Al Petruzzi di Città Sant'Angelo riparte la marcia dell'Avezzano contro un Arenato Curi Angolana mai doma. Mister Torti, siete tornati subito alla vittoria dopo il pareggio con lo Spoltore, un segnale fortissimo, 3 gol, 2 pali e tanto Avezzano. Sì, hai detto bene, abbiamo fatto secondo me una partita importante, abbiamo sempre fatto la partita, non abbiamo mai rinunciato a giocare. E loro ci hanno fatto gol sul primo vero tiro in porta che hanno fatto nella partita. E la squadra veramente grande prestazione importante, sono contento perché oggi mancavano anche 2 giocatori importanti quali erano Sassarini e Bisegna, però devo dire che chi ha giocato ha fatto veramente la sua parte, non l'ha fatta assolutamente rimpiangere, ma la bontà di questo gruppo si conosce, per cui sono soddisfatto anche di quei ragazzi che hanno poco spazio e che invece oggi hanno dimostrato che possono stare benissimo dentro questa squadra. Ecco, ha cambiato 6 pedine rispetto alla partita di domenica, l'ha fatto per registrare magari la difesa oppure soltanto per un fatto di turnover? Sicuramente il fatto delle 3 partite c'è stato che qualcuno doveva riposare, perché ovviamente 3 partite così ravvicinate non è che puoi farle, no? Ripeto, il fatto che noi abbiamo un gruppo importante anche nei cosiddetti, ma rincalzi non lo sono perché sono tutti titolari, questo fa sì che le scelte poi a volte capitano anche su, alla fine sui giocatori che giocano di meno e che quindi poi danno tanto. Io sono convinto che questo è un gruppo eccellente. Domenica scorsa è stato un incidente di percorso che ci può stare, però io credo che se noi avessimo messo questa cattiveria, questa determinazione domenica scorsa, la partita non l'avremmo mai pareggiata. Sapevamo di incontrare una squadra che aveva i favori del pronostico.
abbiamo cercato di limitarle. Devo dire, sul primo tempo siamo stati anche abbastanza bravi, perché hanno segnato sull'unica occasione, perché la partita era abbastanza andata sullo 0-0, dove non c'erano grandi occasioni. Poi è ovvio che avendo segnato la prima occasione hanno giocato come volevano, nel senso ripartendo, perché hanno due punte di grande spessore che sanno lavorare sugli spazi. Eravamo stati bravi a pareggiarla e anche a rischiare di andare in vantaggio, perché mai abbiamo avuto l'occasione. Poi c'è stato il rigore, non so se non è stato nitidissimo, non riesco a capire se c'era o non c'era. A quel punto diciamo che è stato un pochettino tutto difficile, anche se fino alla fine abbiamo lottato. E devo dire, c'è stato anche il momento per riaprire la partita in diverse situazioni, anche se loro hanno avuto anche le loro occasioni poi per chiuderla definitivamente.